programmata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi alla nostra maniera, senza limitazioni, e di farvi poi un po' di buona compagnia. Ieri mi sono permesso di soffermarmi sulla differenza fra sindaci di sinistra e sindaci di destra. L'ho fatto per un motivo molto semplice, per evidenziare una volta di più la cultura, ripeto, la cultura che alberga a sinistra rispetto alla cultura che alberga a destra. Sono rimasto sbalordito nel commentare ieri le notizie. Per quei pochi che non mi avessero visto, io mi chiedevo come sia possibile che dei sindaci, dei primi cittadini di città importanti come Milano e Roma, con i loro collaboratori, siano a favore dei ladri. Questa è l'indecenza umana. Io dovrei tutti i giorni parlare di questi problemi per far capire a quelle persone che mi contestano, a quelle persone che votano a sinistra, la profonda differenza di mentalità, e scusate la ripetizione, di cultura, perché sicuramente un sindaco del centrodestra non avrebbe mai fatto quello che hanno fatto Sala, sindaco di Milano, e Gualtieri, sindaco di Roma. È inevitabile che i ladri, le borseggiatrici in particolare di Milano, siano contente. Hanno dalla loro parte i sindaci. A cosa serve il coraggio di Valerio Staffelli, giornalista coraggioso, inviato di Striscia la Notizia, che cerca di individuare le borseggiatrici? Qualcuno avrà visto quei servizi. Ci sono queste ragazze che dicono: sì, noi siamo ladre. Noi andare a rubare, noi dobbiamo rubare, e non succede niente. È una sfida allo Stato. Se uno di noi, povero, comune mortale, fa qualcosa di strano, di diverso, ci denunciano. Ecco perché io mi lamento tutti i giorni
di questa situazione cancrenosa. Il pesce, come dico spesso, puzza dalla testa, perché non possono provenire dai comuni segnali così devastanti. È un incoraggiamento a rubare. Tu, sindaco di sinistra, per la tua maledetta cultura, sei a fianco dei ladri. Invece dovresti prendere le distanze. Dovresti ringraziare il Valerio Staffelli di turno, che cerca di snidare queste borseggiatrici. Ma quello che mi colpisce è l'atteggiamento menefreghista di questi soggetti che vanno a rubare. Hanno capito che ormai possono fare quello che vogliono. Questa in sintesi è la realtà. Non c'è inchiesta che tenga. Poi, se ci mettono anche i sindaci del loro, allora dobbiamo perdere tutte le buone speranze. Elly Schlein, il neo segretario del Partito Democratico, che l'ha spuntata grazie al successo avuto nei gazebo, perché non dimenticate che quelli, i veri iscritti al Partito Democratico, avevano votato Stefano Bonaccini, sono andati a votare nei gazebo persone non pidine. Tanti grillini, tanti del centrodestra hanno favorito la vittoria di Elly Schlein. Ma chi è questa intrepida ragazza? Ha un curriculum che ve lo raccomando, ricchissima, figlia di persone. Meglio che sto attento a come parlo, perché vedete, se io sbaglio mi denunciano, se io mi lamento dei rom, se li chiamo in un'altra maniera, eccetera, se io mi lamento di quelle lobby famose che comandano il mondo, maledizione, quei signorini hanno il mondo in mano. Sono dappertutto con i loro soldi, in particolare negli Stati Uniti. Io non lo posso fare, ma gli altri possono continuare a rubare, a far entrare in Italia disperati. Io vorrei un cambio di rotta, ma chiedo troppo. Nel superiore ed esclusivo interesse del mio paese sono in arrivo quasi 900.000 africani, un milione di persone. Dove li mettiamo? Ci dobbiamo svenare per questa gente. Quando penso che ci sono i nostri anziani che versano, ve lo giuro, in condizioni disperate, ci sono ancora terremotati che vivono in roulotte, in ambienti di fortuna, e noi ci dobbiamo preoccupare per questi stranieri. Lo confesso, io sono contro l'arrivo indiscriminato degli stranieri. In Italia da anni sono venuti personaggi che non si inseriranno mai nel tessuto sociale economico dell'Italia. Vanno ad ingrossare le fila della malavita con la droga, borseggi vari. Ci sono intere zone delle nostre città, in particolare le città metropolitane, Roma, Milano, Napoli, gestite dalla delinquenza. E lo Stato, dov'è lo Stato? Adesso abbiamo un governo di centrodestra ingessato. La stessa Giorgia Meloni ha paura di muoversi,
ha paura di emanare qualche decreto forte. Ma non c'è niente da fare finché noi faremo parte della NATO, della Unione Europea, finché noi saremo schiavi degli Stati Uniti d'America, non potremo mai riacquistare la nostra libertà. Paghiamo un grosso pettaggio per questa situazione. Fai vedere chi è Elly Schlein, dai pochi secondi. Sono una donna, non per niente qua, non per niente donna, non per niente mamma. Ah, Elly Schlein, se dipendesse da me, io ti farei fare altri lavori, a partire da lavori casalinghi. Secondo me tu non sai neanche dove sta di casa la fatica. Dai, regia. E no, non basta essere donne per aiutare le altre donne. Sono una donna, amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Perché non siamo uteri viventi, siamo persone con i loro diritti. E a seguire, regia, mostriamo qualche documento per capire il programma di Elly Schlein. Piano Schlein, canne e ius soli. La segretaria Dem rispolvera i vecchi temi e ancora, dai regia, diamo visibilità a questa coraggiosa ragazza. Maxi sanatoria e diritto di voto agli immigrati. Il PD firma il piano per farci invadere. E ancora, dai! Siamo in vena di massima disponibilità per il segretario del Partito Democratico. No all'autonomia, no alle trivelle, no al nucleare, sì all'immigrazione e alla patrimoniale. Ecco il nuovo PD di Schlein. Mi fermo una manciata di secondi e dopo andrò a chiudere con una mia personale considerazione. Grazie. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo, per chi mi vedesse la prima volta, che io, oltre a questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda in prima battuta alle 20:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e in replica alle ore 6 del giorno successivo, conduco un'altra trasmissione un po' più corposa, con ospiti in studio, ma in rigorosa diretta. Si chiama La Voce d'Italia. Andiamo su tutto il territorio nazionale, sempre dal lunedì al venerdì, dalle circa 18:55 alle ore 20, con ospiti in studio e con la possibilità da parte dei telespettatori di intervenire. L'importante però che voi sappiate i canali giusti per seguirci, canali 170 e 231 del digitale terrestre.
Se non li trovate subito, fate la risintonizzazione dei canali. Poi mi raccomando, per chi volesse comunicare con me, è pregato di scrivermi sul profilo Facebook e non sulla pagina Facebook, che non la guardo quasi mai. E poi iscrivetevi ai miei canali YouTube e Telegram, Spatalino TV. Chiudo con quella mia considerazione. Mi sono sempre chiesto perché i ministri, quelli che contano, non rispondono mai delle loro malefatte. Ma è possibile che a coprire ruoli importanti istituzionali spesso sono chiamati signorini che non hanno né arte né parte? Prendiamo il Movimento 5 Stelle, quando nominò Lucia Azzolina ministro dell'istruzione, io più volte ho detto che era il ministro della distruzione, soldi buttati fuori dalla finestra per i famosi banchi, vi ricordate? Anzi, regia, chiudiamo con questo contributo, per favore, grazie. Per non dimenticare 461 milioni di euro, che brutta fine hanno fatto quei banchi, ma è vergognoso, spendono, spandono e nessuno risponde, non c'è un giudice che intervenga e che chieda conto a questi quattro incompetenti di come hanno potuto gestire fondi pubblici, i nostri denari. È una vergogna, gente non all'altezza, va a Roma, fa il ministro, fa il disastro e non succede niente. Uno se va a rubare un pezzo di pane per sopravvivere, i carabinieri gli saltano addosso, verbali, controverbali. Questo è un paese che deve fare una brutta fine. La legge non è uguale per tutti, credetemi. Io farei pagare alla Lucia Azzolina il danno che ha provocato alle casse statali, ma tant'è, io mi arrabbio, non concludo niente, e i furbetti romani continuano a fare i loro loschi affari. E valga il vero, anche però ci penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci. Estate, arriva il caldo. Ma l'acqua, la nostra risorsa più preziosa, va sempre usata in modo intelligente. Ci sono alcuni semplici consigli da mettere in pratica per il bene di tutti. Assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben chiusi e che non gocciolino. Non far scorrere l'acqua inutilmente quando ci si insapona o si lavano i piatti. Preferire la doccia al bagno in vasca. Evitare di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini e per lavare le macchine o i cortili. Sono i consigli di ETRA, futuro sostenibile. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco. Più di 4.000 adozioni in 10 anni. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1 a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore.